Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, intanto, cosa che probabilmente noterete, ho rifatto di nuovo il macello. No, semplicemente mi ero stancata perché il taglio precedente, penso, sì, ora litigherò tutto il tempo, il taglio precedente non era venuto di mio piacimento, diciamo, perché vabbè, ogni parrucchiere taglia a modo suo. Volevo qualcosa di un po' più giovane. E niente, quindi mi ero stancata e dopo neanche 2 mesi, mi sa, sono ritornata al parrucchiere e me li sono ritagliati. Ho fatto la frangia, un po' così pazzia, e era qualche giorno che ci stavo pensando e per me però è veramente una cosa complicata da portare perché ho le vertigini, che penso che magari anche alcune di voi ce l'abbiano, e quindi veramente, cioè, è complicatissimo, già sono scocciata. Però vabbè, sono molto molto contenta, tra l'altro me li ho asciugati tutti i mossi, quindi sembra un po' un po' una bambolina, vabbè, spero che vi piaccia. Comunque, fa un po' più giovane, fa più giovane, vi prego, ditemi di sì. Comunque, iniziamo subito perché sennò questo video viene lentissimo. Oggi finalmente registro il video dei miei acquisti di Monaco, perché sono tantissime cose che tengo da parte in camera, da tipo non si sa quanto tempo, da tipo non si sa quanto tempo, probabilmente 2 settimane, e ancora devo mettere tutto a lavare perché non voglio far vedere le cose. Sono sia cose di vestiario sia cose di make up. Diciamo che la parte di make up è quella più interessante. Di vestiario, infatti, sono entrata soltanto in 2 negozi. Uno era C&A, però non ho trovato niente di mio gradimento. Tra l'altro C&A sta anche qui a Roma, quindi insomma è più facilmente raggiungibile. Ma il posto dove mi sono soffermata è stato Forever 21, che io sono contentissima di aver trovato perché c'era andata soltanto una volta quando ero stata a Londra e non avevo avuto il tempo di girarlo bene. Invece lì l'ho visto, l'ho rivisto, sono andata più volte. Infatti sono andata 2 volte. Però mi rimane solo una busta perché l'altra ho già dato il regalino ad Annalisa. Allora, iniziamo subito. Cosa ho preso da Forever 21? Un po' di cavolate. Ho preso 2 paia di calzini, perché costavano soltanto 1,60€. No, questi 1,50€, questi 1,60€, chissà perché. Ed erano troppo belli. Io non so se li potete apprezzare da laggiù, ma hanno tutti... Questi sono a base e cru, crema, con tutti i coni gelato, e questi qua anche hanno i coni gelato, ma la base è rosa, rosa carne, cioè troppo troppo carini, me ne sono follemente innamorata. Una cavolata, sempre presa vicino alla cassa, uguale a Mimmi, che ho pagato 1€, è il roller per levare i pelucchi dai vestiti, troppo puccioso direbbe qualcuno qui su YouTube, veramente troppo puccioso, troppo carino e piccolo, quindi anche forse da borsetta no, perché si potrebbe aprire, però questo per levare i pelucchi, insomma, una cavolata veramente, però vabbè, lo sapete, quando uno poi si trova in questi posti, tutte queste cose, diciamo, viene un po' colto dalla smania di acquistare cose. Invece degli acquisti più oculati sono stati quelli che riguardavano l'abbigliamento, perché ho comprato veramente poche cose. Un acquisto super oculato è stato quello di queste 3 canottierine con 1000N, canottierine di questi colori troppo troppo belli, perché costavano... A quanto stavano? Tipo a 2€, 2€ a canottierina. Io e alcune mie compagne di classe, io l'avevo un po' snobbate, poi loro mi hanno detto che le avevano prese ed erano 100% cotone, se non sbaglio, 95% cotone. Io, oddio, meraviglioso, a un prezzo così basso. Allora me le sono prese 3 perché comunque sono comode. Questa qui è color carne ed ha lo scollo normale e c'erano tantissimi colori. Le avrei volute bianche e nere, ma ovviamente l'XS non c'era più, neanche la S. E quindi le ho prese di colori pastello. Questa qui è sempre con lo scollo normale ed è questo color celeste troppo troppo carino, un celestino un po' lilletto, insomma, carta da zucchero. E l'ultima, che se non sbaglio ha lo scollo a cuore, sì, è invece blu. Insomma, sono cose che avrei potuto trovare tranquillamente qui, ma lì costavano veramente pochissimo e quindi ho deciso di approfittarne. 3 cose di abbigliamento serio ho preso, diciamo, perché una, diciamo, secondo me è stato un grande affare, e invece 2 sono un po' più così perché volevo qualche capo di Forever 21 nel mio guardaroba. Il capo che secondo me è stato molto oculato, come le magliette, il cui acquisto è stato molto oculato, è stato questo paio di jeggings.
questi belli adesivi poco invadenti, grigi, che quando ho visto il prezzo ho detto no, cioè dovete venire via con me, me li sono anche provati, mi stanno anche abbastanza bene, quindi pensavo fosse a vita alta, in realtà stanno abbastanza a vita bassa, li ho pagati la bellezza di soli 7 euro, quindi non potevo assolutamente lasciarli lì. Sono dei semplicissimi jeans appunto a vita bassa, jeggings, quindi molto molto elastici. Sì, molto elastici, di questo colore grigio. Mi mancava un jeans grigio nell'armadio, quindi cose più semplici, ma approfittando più che altro dei prezzi molto bassi. Ultimi due capi che vi volevo mostrare sono le cose un po' più carine, appunto. Uno è un vestitino, di questo io mi sono follemente innamorata e l'ho preso nonostante in realtà non sia della mia taglia, ma sia una taglia più grande, sia una M, perché lì non c'è l'XS, parte dalla S. E me ne sono innamorata perché mi piaceva tantissimo la forma e ho pensato che anche se ha una taglia un po' più grande con sotto una canottierina, secondo me non sta male. Si tratta di questo vestitino qua. Allora, è, diciamo, la parte sopra è smanicata, come potete vedere, ha il colletto, quindi è tipo camicettina, e poi scende molto molto semplicemente, così dritto, scampanato, però ha, diciamo, leggermente ripreso in vita, però appunto essendo una taglia anche abbastanza larga non si vede moltissimo. Mi è piaciuto tanto, ora vabbè va tutto lavato e stirato, però secondo me è molto molto fine, molto carino, nella bella stagione, cioè non vedo l'ora che sia belle stagioni, perché oggi qui a Roma il tempo fa, al sole si sta benissimo, ma c'è un vento che sembra veramente il 3 di gennaio. Ultimo acquisto di shopping è una camicettina, sempre senza maniche, come il vestitino, col colletto, ha la particolarità di avere il, diciamo, i bottoni coperti sul davanti, come vedete, e la cosa carina è che è a peplum, quindi dalla vita scende a taglio peplum. Allora, da adesso partiamo con tutti gli acquisti di make-up e di skincare, perché sono fatto un giro nei miei negozi preferiti, che sono, diciamo che in Germania è assolutamente il DM, e poi sono andata anche da Douglas. Allora, quella bustina di Douglas, intanto, cioè quanto è bella, io e Margherita estasiate dalla colorazione verde menta, per quanto possa essere interessante, in realtà questa bustina è piena di cose che non sono di Douglas, ma di DM. Vi faccio vedere soltanto tre cosine che ho preso da Douglas, perché ovviamente i prezzi è tipo Sephora, quindi sono un pochino più alti. Ho preso tre cose che sognavo praticamente da una vita, soprattutto questo qui, che è un pennello della Zoeva. Questo qui dovrebbe essere il dupe del 217 di MAC, e niente, volevo un pennello Zoeva, assolutamente. In realtà volevo un pennello viso, però i prezzi erano, dopo che avevo speso così tanto, non ho, diciamo, i prezzi rimanevano leggermente proibitivi, perché costavano circa 20 euro quelli per il viso, che in realtà è poco, però non me la sentivo. Quindi ho preso questo qui, che è il, ve lo dico, è il 227, quindi è un pennello da sfumatura per la piega dell'occhio, molto molto carino, ancora da lavare, ancora da provare. E infine da Douglas ho preso due prodotti della NYX, che non avevo mai visto io, per me è stata la prima volta, e c'erano tantissimi prodotti che mi sarebbe piaciuto provare. In realtà, per esempio, volevo il taupe, che è il blush, quello appunto color taupe per il viso, che utilizza sempre Cheryl Pandemonium e quindi Carlotta, e quindi lo volevo tanto, ma non c'era, altrimenti l'avrei preso, quindi ho preso questi due. Questo qui è un butter gloss nella colorazione 09 Vanilla Cream Pie, e mi piace tantissimo la profumazione, perché sanno proprio tantissimo di vaniglia, buonissimo, ma devo ancora testare tutto. La colorazione anche è molto carina e molto primaverile. E ho preso poi un Jumbo Eye Pencil, non ho preso il Milk, mi sembra si chiami, quello bianco che hanno tutte, ma ho preso la colorazione 611 Yogurt, che mi sembrava allo stesso modo molto molto carina. Mi sono avvicinata un po' in modo che possiate vedere meglio le cose che vi mostro. E queste qui quindi sono le cose della NYX che ho acquistato. E ovviamente, ragazzi, poi fatemi sapere se volete una review più approfondita, o magari testare insieme qualche prodotto che ho acquistato. Poi sono stata appunto al DM, che ho anche la busta, che però ho ucciso, poverina. Cosa ho acquistato? Allora, andiamo random nei prodotti di make-up. Ho preso 4 prodotti della Pix Vai, perché qui in Italia è arrivata, quindi per quanto riguarda gli smalti, la manicure, ma non per quanto riguarda i prodotti di make-up, quindi io ero molto molto curiosa di testarli. Cosa ho preso? Allora, ho preso intanto due ombretti in crema. Questi qui, se non mi sbaglio, una volta li aveva nominati Bettabella.
E quindi niente, non mi ricordo neanche se le aveva parlato bene o male, però sono rimasta veramente estasiata dalle colorazioni e quindi ho deciso di prenderli. Ho preso lo 005 che si chiama Just Right, che è un ombretto molto molto bello, sembra un po' quello di della Maybelline, di cui il taupe che tutte avete, tutte conoscete di Maybelline, che io non possiedo, e questo qui è matte, mentre della linea Shimmer ho preso lo 020 Just As You Are, che è un colore bellissimo, un rame, veramente molto molto bello, secondo me è molto carino per la primavera estate. E poi ho preso due prodotti labbra, ho preso un rossetto della linea Pure Color Lipstick, il numero 087 Baker Street. Io mi sono follemente innamorata della colorazione di questo rossetto, guardate quanto è bello, veramente meraviglioso, e non vedo l'ora appunto di testarlo, di provarlo. L'ho swatchato e sembra molto molto pigmentato, e poi mi sono lasciata catturare da uno di questi matitoni, che è lo 040 Endless Tulip, che è un rosso, che è un rosso molto molto bello, anche questo da testare. Poi mi sono avvicinata allo stand al verde, e anche all'al verde ho preso due o tre cosine. Una delle cose che ho preso perché cioè ne avevo necessità era un mascara marrone, perché appunto mi sto trovando molto male con quello nero che ho di Essence, e quindi volevo un mascara abbastanza naturale per tutti i giorni per andare a scuola, e questo qui appunto è un mascara marrone e l'ho già provato, questo qui non è male, è molto naturale, quindi su di me fa quello che cercavo. Poi ho preso un correttore, questo si chiama Cream to Powder Concealer, il numero 10 Natural Beige, che mi serviva un correttore, quindi l'ho preso, speriamo che mi ci trovi bene. E infine ho preso un prodotto che vedo sempre sul canale di signorina Rottermeier, e mi ha diciamo catturata anche questo qui, che è praticamente un illuminante in crema, e che ricorda moltissimo gli illuminanti della Benefit, quindi con questo concept fatto in questo modo, quindi di tipo con lo stesso packaging di uno smalto. Infine, le ultime cosine che ho preso sono tutte cosine di skincare, sia per il corpo sia per il viso. Vi faccio vedere velocemente. Ho preso tre burri di cacao, ho fatto un po' scorta ragazze perché quando vado lì faccio sempre scorta. Ho preso appunto tre burri di cacao, ho preso questo qui dell'Alverde sempre, l'Intensive Lip Balm, che appunto dovrebbe essere una crema idratante più diciamo da notte, e poi ho preso due burri di cacao, uno sempre dell'Alverde alla linea La Calendula, quindi per andare a sostituire il mio della Vivi Verde Cop che è terminato, e poi mi sono lasciata catturare da questo qui che dovrebbe essere al melograno, al pomegranate, o al pomegranate, sempre totalmente naturale, della Be Natural, che non ho mai visto qui in Italia, quindi mi sembrava molto simile alla Bath Bees come diciamo packaging e cose, quindi l'ho voluta testare. Di mini taglie ho preso 5 cose, in realtà due sono della stessa, sono lo stesso prodotto, sono l'hand cream, la calendula come il burro di cacao, e l'ho voluta acquistare perché io ho estrema necessità di mettere la crema dopo che mi lavo le mani, anche soprattutto in giro con l'acqua fredda e i saponi che non sono molto delicati, e quindi secondo me da borsetta queste qui sono comodissime. Il giorno prima avevo toppato, avevo scambiato queste qui per delle creme mani, e quindi avevo preso anche i sample di due balsami per i capelli. Questo qui l'avevo già testato, non mi era neanche piaciuto tanto, ma ragazze, ero presa dalla smania e ho fatto casino. E infine l'ultimo prodotto che ho preso, perché secondo me può essere utile in viaggio, è una mini taglia di crema per il viso, sempre utile in viaggio. Gli ultimi prodotti che vi voglio assolutamente mostrare sono altre cose sempre random, però per corpo e capelli. Per capelli mi sa che ho preso soltanto un prodotto, che è questo shampoo secco della Hossi, che è una marca che Mimi quando ha visto si è illuminata. Io non l'avevo mai vista e ne avevo sentito parlare molto raramente, soltanto per quanto riguarda il balsamo, il 3 Minute Miracle, se non sbaglio si chiama così, però è pieno di siliconi se non sbaglio, quindi non l'ho voluto acquistare, ho preferito prendere una mini taglia di shampoo secco. L'ho già testata, è fighissimo perché non lascia alcun residuo, cioè rispetto a tutti quegli altri che ho mai provato nella mia vita proprio non lascia alcun residuo, però lascia i capelli tipo con la lacca, tipo secchi, secchi strani, boh, non lo so, devo ancora capire se mi piace o no.
E poi ho preso due prodotti che ho già a casa e che quindi ho preso per, diciamo, perché li rivolevo, perché mi piacciono tantissimo. Uno è il mio sapone per il viso preferito per il periodo invernale, in assoluto, che è questo qui, è il Sensitive Raining Guns Emulsion alla camomilla, sempre dell'Alverde, e l'altro sono queste qui, che sono delle salviettine struccanti che io adoro, della Balea, di questa linea qui. Mi piacciono tantissimo perché struccano da Dio, nonostante siano delle semplici salviette, veramente meglio di qualsiasi altra salvietta che io abbia mai provato, perché hanno una base un po' oleosa, che ovviamente quindi deve essere risciacquata, ma che quindi scioglie benissimo il trucco senza irritare. Poi ho preso dei prodotti di estrema necessità, quindi io l'avevo detto che l'avrei fatto, infatti l'ho fatto. Mi sono comprata 1000 deodoranti perché i deodoranti in Italia biologici costano troppo. E altri prodotti che ho preso perché questo qui l'avevo già provato e mi piace tantissimo, e questo qui l'ho voluto provare, sono due cremine per le mani sempre al verde. Questo qui è il melagrano e al burro di karité, e questo qua la calendula, uguale a quelle più piccole che ho preso, anche la taglia grande. Infine, mi ero ripromessa di non acquistare creme per il corpo, ma vista questa marca me ne sono follemente innamorata e l'ho dovuto prendere, anche se sono piena, però vabbè, le riuscirò a smaltire tutte. Cosa ho preso? Ho preso di questa marca qui, che si chiama Trickle Moon, se non sbaglio la dizione, due creme appunto per il corpo, il campioncino di quella al cocco che si chiama My Coconut Island. Che ho sbocciato, cioè me la sono provata sulle mani e fa un odore di cocco pazzesco. Devo ancora capire se mi piace o no, a causa problemi del passato in cui io e il cocco non siamo andati particolarmente d'accordo. Però, insomma, mi è piaciuto subito l'odore perché è molto persistente. E questo qui, quando l'ho visto e ho visto la profumazione, non ho potuto fare a meno di acquistarla. Perché, tra l'altro, il prezzo è molto basso, la quantità è tantissima, perché se non sbaglio sono 350 ml. E l'inci non mi sembra così orrido, però vabbè, comunque per il corpo faccio meno attenzione che per il viso. E poi la profumazione è allo zenzero, ragazze. Cioè, non ho potuto non prenderla, l'ho aperta, l'ho annusata, sì, l'ho fatto perché, cioè, zenzero, non potevo non farlo, che maleducata. Mamma mia, ma sa proprio di zenzero, è buonissima, non vedo l'ora che sia un po' più caldo per poter utilizzare creme per il corpo, così sembra un po' più un latte che proprio una crema molto densa e magari anche meno idratante, però per la profumazione se mi rimane sul corpo, da Dio. Ho finito, ragazzi, ce l'ho fatta, questo super mega iper haul. Io devo scappare a studiare fisica, quindi vi lascio. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Sono parecchie cose, ma faccio viaggi molto raramente e mi tengo da parte i soldini per farli. Adesso devo iniziare a organizzare il viaggio di maturità, quindi tutti i soldini andranno da parte per quello, tranne un ultimo acquisto che saranno un paio di scarpe. E io spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi siano piaciuti i miei capelli. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me piacciono molto, sono un po' più sbarazzini. Vi mando un super mega bacio con questa frangetta scomodissima e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!